Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Miei cari amici, fratelli e sorelle, con gioia ci ritroviamo sempre perché noi vogliamo sempre riconoscere la bontà, la misericordia, l'amore, la grazia che viene dal Signore nostro Gesù Cristo e dalla Mamma nostra Maria. E al termine di questo giorno, sostiamo tutti nel silenzio per qualche istante, facciamo un esame di coscienza. Ho amato, sono stato buono, sono stato fedele agli insegnamenti del Signore, ho dedicato un po' di tempo al Vangelo, ho fatto qualche azione non buona. Ho offeso qualcuno, mi sono amato. Ecco, meditiamo un po' nel silenzio e ringraziamo il Signore per questo giorno e chiediamo la sua benedizione. Miei cari, ci apprestiamo a pregare insieme, ma soprattutto a ricevere la Santa Benedizione Eucaristica. Ma io prima voglio farvi una domanda e voi dovete rispondere sinceramente e con il cuore. Ma voi, Gesù, lo amate? Ma voi, la Madonna, la amate? E come gli dimostrate il vostro amore? Cosa fate ogni giorno per dimostrargli che voi amate Gesù e la Madonna? Allora adesso, proprio adesso, ognuno di noi lo dica nel suo cuore, lo dica ad alta voce, lo dica come vuole, lo dica, Gesù, io ti amo. Maria, mamma mia, io ti amo. Glielo vogliamo dire, dai, tutti insieme. Gesù, io ti amo. Maria, mamma mia, io ti amo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ora chinate il capo per ricevere la santa benedizione eucaristica.
E adesso, Gesù, ti accompagniamo nel tabernacolo, ma ti chiediamo ancora di continuare a vegliare su di noi perché siamo bisognosi del tuo aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora, prima di darci la buonanotte tra di noi, fratelli e sorelle, diamo la buonanotte alla mamma. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Mandate un bacio alla Madonna, io glielo do di presenza. Buonanotte, mamma, veglia su di noi. E noi, se Dio vuole, ci vediamo domani con il buongiorno, con il Vangelo commentato, con la coroncina alle 14:50. Il rosario domani sarà alle 17:20. E vi mando un abbraccio forte, forte, forte. Ecco, e un bacio. Vi voglio bene tanto, tanto.